Alla fine di questo video sarò in grado di preparare una crema pasticcera cremosa e perfetta. L'argomento di oggi, infatti, è la regina delle creme. Ti darò 5 consigli che hanno permesso a me di ottenere un risultato sempre impeccabile. In capo al video, inoltre, un consiglio bonus sull'utilizzo delle creme, che forse non conoscevi. Faremo inoltre la crema pasticcera al pistacchio. Quindi un video carico di argomenti. Mi presento, io sono Rachel e ti do il benvenuto nella cucina di un re. Nel frattempo ti sta piacendo il mio video? Lasciami un bel like, ma vediamo cosa ho da dirti. Iniziamo a separare i tuorli dagli albumi. Questa non è una regola indiscutibile e più tardi ti spiegherò perché. Tienili da parte, con i quali potrai realizzare grasse oppure meringhe. Anzi, ti anticipo che a breve uscirà un video appunto sulle meringhe che non potrai assolutissimamente perdere. Lascio in descrizione lo stesso alcuni che sono già presenti sul mio canale per utilizzare appunto gli albumi. Metti da parte ed iniziamo ad aggiungere lo zucchero e qui arriviamo al primo trucchetto. Non lasciare mai a contatto lo zucchero con le uova perché a lungo andare potrebbe cuocerle e formare delle odiose chiazze gialle. Quindi mescola velocemente e subito. Diciamo mescola per un po' di secondi fino a ottenere un composto abbastanza liscio e che lo zucchero appunto si sia ben sciolto. Ora arriviamo alle polveri. Io come addensante ho scelto la farina e l'aggiungiamo sempre setacciata, ma naturalmente potrai anche usare amido di mais, però devi considerare che la tua crema avrà un aspetto un po' più asciutto, oppure un amido di riso. Inoltre, secondo trucchetto, aggiungo anche un pizzico di sale che va a smorzare il sapore forte delle uova. Qui mescola sempre. Se arrivati a questo punto avrai ottenuto un composto abbastanza fluido, non dovresti avere problemi con i grumi in cottura. Se però magari si sono formati, rimedia con un passaggio veloce di fruste elettriche. Mettiamo da parte ed in un pentolino iniziamo a preparare il latte che andremo a aromatizzare con la scorza di limone, ma tu puoi anche aggiungere la scorza di arancio, cedro o anche fava di tonka. Come aromatizzante inoltre ho scelto le bacche di vaniglia e qui aggiungo direttamente i semini e il baccello stesso. La bacca di vaniglia è uno degli aromi più potenti al mondo. Vado sul fuoco e intanto recupero una ciotola possibilmente in acciaio e la vado a porre in congelatore. Dopo vi dirò perché. Non appena il latte è caldo, lo filtro e ne aggiungo, per stemperare ed evitare che le uova cuociano a contatto con il calore, un terzo e mescolo. Non appena inglobato, riverso tutto nella pentola e vado di nuovo sul fuoco. Per quanto riguarda la scelta del latte, anche qui puoi sbizzarrirti scegliendone uno senza lattosio, alta conservazione, oppure una bevanda al cocco alle mandorle, tenendo presente che la crema alla fine avrà leggero sentore del gusto scelto. Nel frattempo continuo a mescolare e non appena compaiono le prime bollicine spengo immediatamente il fuoco per non andare oltre con la cottura e non ottenere una crema collosa. Proprio in questo istante, non so se vedete le bollicine, quindi do un'altra mescolata, spengo il fuoco e vado a tuffare la mia crema nella ciotola che avevo posto in congelatore e che è il nostro terzo trucchetto, che servirà a far freddare la crema più velocemente. Quarto trucchetto è quello di emulsionare molto rapidamente per qualche minuto. Questo ci permetterà di ottenere una crema super vellutata. Per quanto riguarda invece quella al pistacchio, basterà aggiungere una volta cotta qualche cucchiaino di pasta al pistacchio, emulsionare come precedentemente detto e in base al vostro gusto personale potete aggiungere più o meno pistacchio. Una volta pronta possiamo mangiarla così a cucchiaiate, ma se vi dovesse servire per una crostata rinfornata vi spiego qual è la differenza. Sicuramente la ricetta cambierà, dovremmo andare ad usare delle uova miste, questo perché
In cottura, una crema tradizionale con solo tuorli avrà un contenuto troppo alto di proteine, quindi andrà a formare una sorta di tappo che si gonfierà con il vapore. Inoltre andiamo a preferire cotture molto veloci, quindi a temperature più alte. Fammi sapere nei commenti se conoscevi già questa differenza. Quinto e ultimo trucchetto è quello di far freddare la crema con una pellicola a contatto, ma questo credo che lo sapevi già, appunto per non far formare l'odiosa pellicina. Io ho scelto di farcire dei boulevent facendo così: crema e fragole con quella al pistacchio con scaglie di cioccolato bianco. Si conserverà in un barattolino chiuso non più di 2 giorni, mi raccomando. Se ho usato il latte a lunga conservazione, anche 3-4. Ti ringrazio per aver scelto il mio video. Noi ci vediamo lunedì prossimo qui con una nuova ricetta. Ma se vuoi averne altre e tanti altri consigli, sono tutti i giorni sugli altri social. E corro a prepararti qualcos'altro di buono.